Eccoci qui, buongiorno a tutti. Allora, abbiamo passato la mattinata a tagliarci i capelli. Fai da te, ovviamente, perché ormai siamo entrate nel mood di sistemarci sti capelli da sole. A volte facciamo un po' di pastrocchi, a volte il risultato è abbastanza accettabile. Comunque, guardate, vi ricordate come ce li avevo un bel po' più lunghi perché ormai mi erano cresciuti un botto, quindi ce li avevo tipo fino a qua, penso, insomma, erano lunghi. E li abbiamo fatti così, guardate, un po' più lunghi delle spalle e poi li ho tagliati un po' davanti. Vedete, se voi vedete qui, sono un po' scalati, possiamo dire così, insomma. E poi adesso vi faccio vedere Chiara come si è sistemata, perché non solo io ho fatto questo cambiamento, ma anche Chiara. E te come va? Sono molto più leggera. Io li ho tagliati un bel po', guardate. Eh sì. Prima mi arrivavano tipo qua, no? Più o meno. Sì, cioè sono proprio quasi a caschetto. Sì, Volevi però. forse osare ancora un po' di più? Sì, perché li volevo proprio che non si appoggiassero sulle spalle, no? Tipo qua. Però un po' ansia. Però vabbè, chi lo sa, magari fra una settimana un altro taglio. Ma però dai, sono contenta, cioè sono carini. Poi ho tagliato un pochino qua davanti, un po' a caso, però vabbè, dai, ci sta, ci sta. E come ogni ritorno da qualsiasi viaggio, il nostro frigo piange, non c'è proprio più niente, nella dispensa non c'è più niente, quindi oggi andiamo insieme a fare un po' di spesa. Volevamo andare prima di tutto al Lidl, perché sapete, è il nostro posto preferito, soprattutto per riempire frigo e Sì, dispensa. dai, e anche il Esatto. vostro, ragazzi, Sì. perché comunque notiamo che i video del Lidl sono proprio quelli che mi piacciono di più e quindi E quindi vi accontentiamo. E poi nel pomeriggio volevamo anche fare un salto da Biedronka, che è questo supermercato molto tipico polacco. Da Biedronka non si sa per quale motivo, ma ci sono sempre i prodotti di Giovanni Rana che Esatto. costano pochissimo e spesso anche in offerta, tipo i tortellini di Giovanni Rana, il pesto di Giovanni Rana. Non sappiamo per quale motivo, è una cosa strana, però andiamo sempre lì quando vogliamo quel tipo di prodotto perché è Sì. molto conveniente, quindi daremo un'occhiata anche per quel discorso. Ragazzi, quanto sono buoni questi grissini questi sono al formaggio, ma in generale sono dei grissini al burro. Mamma mia, sono troppo buoni. Di solito sono della settimana francese, ma qua li hanno fatti semplicemente della marca Lidl. Ma scusa, Buonissimi. l'abbiamo provati alla fine No. questi, che mi ricordo che erano una novità, Esatto. però non mi ricordo, non l'abbiamo Non li abbiamo provati. ancora provati questi, quelli al Bounty. Quasi quasi, per l'estate. Vero, costano 2 euro. Sì, e guarda questi pure, quanto attirano. Oh. Peanut butter, E guarda chocolate mini cookies. che hanno messo. I baiocchi al cioccolato, cioè alla nocciola, sì, li ho visti prima. Ma pazzesco! Perché vabbè, ok, in Italia ovvio che ci siano, però qua non c'erano prima. Non date per scontato, anche perché Mulino Bianco all'estero è davvero difficile da Infatti. trovare, come marca. Infatti. Ma che cos'è? Ma Ma è uno shampoo? non è normale, scusa, ma quanto è grande? Ma infatti pensavo fosse un sapone per le mani, ma no, Pantene Repair è Lo uno shampoo. shampoo. Qua hanno messo delle cose plant-based, quindi tipo vegane. Ragazzi, ma sapete una cosa strana? Che qui in Polonia, a Lidl, ma anche in tutti gli altri supermercati, vendono sempre tutte le caramelle sfuse. Ed è una cosa Esatto, strana. guardate, tutte sfuse. Voi vi prendete il sacchetto come per la frutta e la verdura e vi mettete le caramelle nel Ti metti un sacchetto. mix e va appeso come quando vai al cinema, Sì. per dire, no? Ragazzi, qua ci sono un po' di ravioli, questi tipici polacchi, i pierogi, però mi sa che questi li guardiamo meglio da Biedronka. Qua vendono tante zuppe già pronte nel reparto frigo e in realtà non sono malvagie, a volte le abbiamo provate, hanno vari tipi. Per tutti i gusti. Adesso andiamo a ripescare Chiara perché stava prendendo le pesche che sono in offerta tipo 1,30 euro. Hai preso le pesche? Sì, e
prendo anche due ciliegie. Offerta 15 suotli. Wow! 3 euro e poco. Ma sì, dai, ci sta. Stavamo cercando dei ghiaccioli, però non ci sono i ghiaccioli come esistono in Italia, no? Sai, quelli sì, proprio classici. Molto economici. Ci sono questi. Questi, questi frizzano. Ah, carino. Carino. Poi ci sono questi della Cactus. Forse prendiamo questi alla fine, sono convenienti. 10 ghiaccioli a 2,20 euro tipo. Vabbè, ci dai, sta. Ci sta. Ok, siamo appena tornate a casa ed è successo un piccolo problemino, ovvero che noi diligentemente siamo uscite da casa con la busta freezer, questa, apposta per i surgelati, con all'interno, diciamo, la busta che vendono qua con tutti i ghiacci dentro, no? Diciamo, quella per mantenere il fresco. Solo che nel percorso fino a casa la busta si è bucata, quindi il ghiaccio, l'acqua è fuoriuscita e i nostri ghiaccioli si sono un po'... Ah, ma l'hai buttata la scatola, non l'avevo notato. Sì, perché era diventata tutta bagnata, perché era di carta, sì, no, la scatola. Si è frantumata e quindi vi facciamo subito vedere adesso. Abbiamo preso questi ghiaccioli che, vabbè, vi abbiamo fatto vedere nel vlog, e sono 10 e li abbiamo pagati 2,20 euro. Comunque, meno male che, a parte il disguido, i ghiaccioli sono integri e non si sono sciolti. Invece nel lavandino c'è la busta di come è andata a finire la storia. Iniziamo con lo svuota la spesa. Abbiamo preso della marca Vemondo questi burger vegetali. Poi, sempre come altro secondo, abbiamo preso il tofu, questo qua classico al naturale che va sempre bene. Poi abbiamo preso questi funghetti che erano molto carini ed erano in sconto a 2,50 svuotli, che è tipo 60 centesimi, quindi pochissimo questa scatola. Li faremo stasera perché non so in che condizioni sono. In questo momento, non so se anche in Italia, ma a Lidl c'erano tante cose nel formato XXL e abbiamo preso della marca Milbona queste mozzarelle, e sono due mozzarelle dentro e le abbiamo pagate tipo 1 euro l'una, 1 euro un sacchetto, no? Quindi alla fine è conveniente, anche perché sono ogni mozzarella 125 infatti, grammi, quindi comunque abbastanza grande. E ne abbiamo prese due. Abbiamo preso questi wurstel di pollo ai protein, quindi insomma più proteici del solito, e infatti hanno 20 di proteine. 20 grammi di proteine in formato XXL. Abbiamo preso questa insalatona enorme, 400 grammi, e l'abbiamo pagata tipo 2 euro, no, meno, 1,50 euro. Sì, più o meno, 1,50 euro, però 400 grammi. Allora, abbiamo preso questa passata di pomodoro molto classica, rustica, così della marca Baresa. Non so se c'è anche in Italia questa marca. Forse l'ho vista, forse sai, sì, del Lidl. Poi della marca Combine invece abbiamo preso questo alla napoletana, diciamo. Boh, non so che cosa cambia dall'altro. Vabbè, tanto per... Perché avevamo voglia di un po' di sugo, era da tanto che non lo prendevamo. Esatto, sì, infatti per la pasta ci sta sempre. Poi abbiamo preso questo barattolo di cavolo rosso barbabietola. No, questa è proprio barbabietola. Poi questa confezione di mais, che ci sta da mettere nelle insalate, alla fine da un tocco in più per l'estate. Poi abbiamo preso i piselli e adesso inizia un po' la raffica di... legumi. Legumi, anche se questa volta non abbiamo presi troppissimi. Per quanto riguarda una salsa, perché le abbiamo finite tutte, quindi abbiamo preso questa salsa burger, un latte che serve sempre, questo era in sconto a 40-50 centesimi. Pochissimo, veramente. Sì. E poi per finire la busta abbiamo preso questi 3 limoni che erano in sconto anche questi a 80-70 centesimi, 3 limoni, che non è per niente male. E abbiamo voluto prendere i limoni perché abbiamo qua un avocado, quindi per fare il guacamole ci sta a mettere un po' di limone, ma soprattutto perché poi, infatti, vi facciamo vedere, in un'altra busta abbiamo preso una zucchina e faremo la pasta con zucchine e limone,
che è buonissima. Tra le insalate c'era in offerta la rucola, che a noi non fa impazzire, però abbiamo detto, dato che è in offerta, prendiamola, mangiamo anche una cosa diversa, perché comunque d'estate ci sta da mettere mischiata così all'insalata, sì, sì, ai pomodori. È buonissimo anche fare la pasta. Sì, è vero, anche nella piadina. Nella piadina, sì. Insomma, alla fine è multitasking. Sì. Così, random, dalla settimana spagnola. In realtà non c'era la settimana spagnola, ma c'erano delle cose a caso spagnole. Abbiamo preso il tomate fritto. Sono 3 piccole confezioni, tipo 1,20 euro, cioè pochissimo, sì, perché sì, alla fine 200 grammi l'uno, ogni volta ne usi uno, secondo sì, me dura sì, 3 volte, no? E il tomate fritto, ragazzi, è una roba spaziale, perché noi lo prendevamo sempre quando siamo stati un mese a Barcellona. È questo sugo di pomodoro, ma sembra tipo soffritto da sì, te, sì, cioè è proprio saporito, buono. Poi abbiamo preso le nostre amate linguine, queste più sofisticate, che sono buonissime, del Lidl, della linea un po', no, raffinata. Poi abbiamo preso le uova, ecco qua, speriamo che non si siano rotte, no? Sono a posto. No, ok. E anche queste in offerta, c'erano tante offerte. Sì, è vero, è vero. 1,20 euro, 10 uova large. Poi abbiamo preso questo, che in una spesa in Polonia non può mai mancare, perché sono i loro cetrioli in salamoia. Questi sono tagliati così a fette e sono buonissimi, ragazzi, veramente. Poi abbiamo preso anche un succo che ci stava alla fine, dato che adesso fa caldo. Questo è alla mela e ananas. Buono. Buono. Le pipe rigate. Ok, ci sta. Perché ci mancava un po' di pasta. Un'altra confezione di piselli, quindi 2, prima l'hai fatta vedere anche sì, tu. E i fagioli rossi. E poi abbiamo preso questo sacchettino un po' stupido, diciamo così, di olive. Però l'abbiamo preso così piccolo perché una volta che magari ci vogliamo fare un'insalata, un mettiamo po' più ricca in mezzo, anche mm-mm, la pasta fredda. Sì, buona. E un'altra busta è andata, ragazzi, manca solo una busta. Qua c'è soprattutto frutta e verdura, tranne questo che, vedete bene, ragazzi, è ben 1 chilo di burro d'arachidi. Quindi, insomma, grande come confezione. E secondo noi era molto conveniente, perché 4,50 euro, sì, tra l'altro molto importante, 100% arachidi, esatto, quindi anche, insomma, di qualità, sì. E quindi abbiamo detto, per la nostra colazione ci sta. Guardate che carino questo sacchettino fatto da loro, così, di uva. Buona. Quanto costava questa? 2 euro e qualcosa al chilo. Al chilo. Poi abbiamo preso una zucchina. Ok, per quello che dicevamo prima. Che con questa mi sa che ci facciamo 2 paste. Sì, alla fine. Pomodori, ragazzi, guardate che belli, tra l'altro. Questi sono polacchi. Hanno un colore un po' sbiadito, però non vi preoccupate perché in realtà sono molto buoni. È proprio una tipologia sì, locale sì, e costano sempre tanto. Oggi erano al 50%, tipo 1,50, 1,50, sì, 1,40 al chilo. Di solito costano sempre 2-3 euro al chilo sì, questi. E quindi così ne abbiamo presi un bel po', è tipo 1 chilo. Sì, sì. Quindi, insomma. Poi abbiamo preso le pesche, perché queste, ragazzi, ma sapete che c'era uno sconto fuori dal normale? Da 15 svuotri al chilo a 5 svuotri al chilo. Quindi 1,10 euro al chilo. 70% di sconto. Assurdo. Tipo. Non è normale. No. E quindi abbiamo preso una bella valanga di pesche, che io metto qui perché sono dure, quindi comunque un po' devono maturare e le lasciamo fuori. 1,10 euro al chilo le pesche. No, è pochissimo. Non è normale, eh? Almeno prende un po' vita la nostra cesta di frutta, che infatti anche l'uva dà un po' di colore. Oh, molto meglio. Cosa, no? erano finite tutte sotto queste, eh? Ah, cavolo. Queste le facciamo proprio a pranzo, sì, perché sì, sennò si rovinano. Abbiamo preso le ciliegie. Anche queste tipo 3 euro al chilo. Bellissime poi, eh? Infatti le ho scelte tutte nere, belle mature.
Vabbè, ce le mangiamo oggi. Non vedo l'ora. Ogni volta gli svuota la spesa, dura un'eternità, perché noi facciamo spesso il video quando appunto finiamo tutto. Esatto. Così almeno vi facciamo vedere tante cose. Non è che ogni spesa compriamo tutta sta roba. Poi uno compra un po' quello che gli manca, no? In sì. generale. Soprattutto frutta e verdura, che ogni settimana più o meno. Sì, non è che adesso noi viviamo per dire un mese con un chilo di pomodori. No. Cioè, questa è una spesa generica, poi uno compra quello che manca e uno di fagioli bianchi. Esatto, fine. Fine. Ci vediamo da Biedronca. Dobbiamo ammettere che questo Biedronca che abbiamo vicino a casa è un tantino brutto e disordinato. Sì. Però spesso ci sono tipo gli scaffali vuoti. Sì, tipo, esatto. Vabbè. Però è comunque c'ha tanta roba interessante. Sì. Devo dire, tante offerte anche, quindi anche conveniente. Sì. In Polonia vendono tantissime senapi. E guardate questa, sembra proprio casalinga, non ha nemmeno l'etichetta. Assurdo, non ho mai visto un barattolo senza etichetta al supermercato. E ce ne sono di tantissimi tipi, perché le mettono sulle salsicce, sulla carne, sì. Vero? Ma guarda questa, scusa. Fighissimo. Wow. E vendono anche quelle un po' più salsa, diciamo. Sì. Che sembrano veramente buone comunque. Sì, però a me la senape proprio... No, che poi tra l'altro la senape fa un po' meno male magari sì, di altre salse, sì. Ed è anche sempre molto economica. Sì. Tipo costa anche 50 centesimi sì. una, sì. Però non ci piace proprio. No, no. Ok ragazzi, siamo appena tornate a casa con la nostra busta di spesa. E in tutto tra Lidl e Biedronka abbiamo speso 58 euro. Vabbè, ci sta, insomma, ormai spendiamo sempre così. Ai tempi spendevamo un po' meno, adesso non ci riusciamo più. Però vabbè, stiamo anche meno attente. Poi ovviamente i prezzi sono aumentati un po' dappertutto. Adesso vi facciamo vedere le cosine che abbiamo preso da Biedronka. Iniziando dai tortellini di Giovanni Rana al prosciutto crudo. Tra l'altro stavamo dicendo proprio ieri sera che qui in Polonia molto raramente si trovano i tortellini. Oggi li abbiamo trovati, proprio questi piccoli. Abbiamo preso le piadine di Gusto Bello, tra l'altro le abbiamo rotte, non so se te ne sei accorta, ma piegandole così le abbiamo rotte in due. Sì, le abbiamo rotte qua, vabbè, le abbiamo già divise. E queste sono buonissime, sapete Gusto Bello è la marca, diciamo, italiana di Biedronka, e le cose devo dire che sono molto buone, queste piadine sono buonissime. Abbiamo voluto prendere per la prima volta, mi sembra, perché forse non li abbiamo mai assaggiati, i pieroghi ripieni di mirtilli e ripieni anche di fiocchi di latte, mi pare. Fanno sempre il mix formaggio più frutta e forse non li abbiamo proprio mai assaggiati quelli in versione dolce. C'erano sia i mirtilli che alle fragole. Abbiamo provato i mirtilli, non sappiamo bene come cucinarli, per cui non è che ci può mettere la cipolla, per dire, o il sugo, però vabbè, vedremo. Abbiamo preso questa cosa per me, che sono questi filetti che mi attirano molto di pesce, tipo bastoncini Findus, però non erano in freezer ma in frigo, e sono due e li ho pagati tipo 1,50 euro, pochissimo. Nel reparto freezer abbiamo preso questi spinaci, ormai prendiamo sempre questi perché ci piacciono tantissimo. Questi sono abbastanza a foglia, se no ci sono anche quelli molto più cremosi, proprio fatti a crema, e sono molto buoni e costano meno di 1 euro ogni scatola, quindi ci sta. Poi abbiamo preso da Biedronka anche questa carta igienica da 8 rotoli, sempre a 1,50 euro più o meno. Qua vi faccio vedere la nostra selezione di yogurt, perché da Biedronka sono molto buoni. Abbiamo preso questo che è più formaggioso, al gusto stracciatella, molto buono. Poi abbiamo preso questo yogurt greco classico, bianco però greco. Allora questo che è molto buono, 400 grammi al... che cos'è questo? Albicocca e maracuja, e questo alla panna cotta alla fragola. Cioè hanno dei gusti veramente strani e sono veramente molto buoni. Poi abbiamo preso il pesto sempre di Gusto Bello alla genovese. Per finire il caffè.
Non sappiamo che marca sia, Caffè D'Or, non sappiamo se sarà buona, ma intanto noi non ci capiamo niente. C'è scritto 100% arabica e 250 grammi, l'abbiamo pagato tipo 2 euro e l'abbiamo preso perché appunto era finito il caffè. E poi ce lo facciamo così, a volte a colazione, a volte sì, a merenda, magari adesso che fa caldo facciamo il caffè freddo, no? Esatto. Quindi ci stava, ragazzi, sì, scusate la mia apparizione solo ora, ma stavo sul divano perché praticamente mi sento morta totalmente. Siamo raffreddate entrambe in questo momento, più io che Chiara. Sì. Chiara ha già passato un po' la fase e quindi avendo fatto la spesa, essendo uscita due volte, adesso non ne posso più. Mi sento tutta presa. E niente, ragazzi, vi abbiamo detto il prezzo, vi abbiamo fatto vedere la nostra spesa e abbiamo terminato così la nostra giornata. Io vi dico, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, sì, così ci potete sostenere con un semplice click e poi magari lasciate anche un bel like al video se vi è piaciuto, perché no? Esatto, un bel like intanto non costa nulla e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao.